Benvenuti nel canale Meli Made in Sud, benvenuti a casa mia, benvenuti nella mia cucina. Oggi vi propongo una videoricetta. Ebbene sì, spero a cadenza settimanale di proporvi delle ricette. Saranno due fattori comuni, saranno parte della tradizione partenopea, perché io sono una campana, non quella che suona, sono una ragazza campana che vive ormai da tanto tempo a Catania, quindi saranno ricette appartenenti alla tradizione storica partenopea, e il secondo aspetto saranno delle ricette a basso costo, un piccolo budget, proprio perché sono ricette antiche, storiche, contadine di secoli fa, strizzano l'occhio a un piccolo budget. Visto, ecco, il periodo in cui ci troviamo, credo che possano fare veramente la differenza, perché uniscono la super bontà e la semplicità di pochi rustici e di qualità ingredienti con un prezzo piccolo o, ecco, per così dire, ristretto rispetto a altri ingredienti. Questa è una ricetta storica, vedrete. Se la replicate è buonissima, la preparerete in continuazione, come si dice qui a Catania, in seguitanza. Alcuni ingredienti non sono riuscita a reperirli, come ad esempio la famosissima, buonissima, super aromatica cipolla di Montoro, che è tipica campana, soprattutto mi riferimento ecco, alla zona di Avellino, è stra buona, aromatica e dolce. E poi non ho la ricotta di Fuscella. Un piccolo inciso, la ricotta di Fuscella, cos'è? È questo formaggio fresco che viene messo ancora caldo all'interno di cestelli di giungo, detti anche Fuscelle, e quindi da qui viene questo nome. Io purtroppo non ho comprato la ricotta fresca, non sono riuscita a prendere la ricotta fresca, ma ecco, se riuscite ad avere la ricotta di Fuscella, ancora meglio. Se trovate la ricotta semplicemente fresca, ma quella buona di qualità, prendetela, mi raccomando, perché fa la differenza quando andate a replicare la videoricetta. Altra cosa che voglio specificare, questa è una ricetta che conosco da anni e anni e anni, questa faceva anche la mia nonna, ma io controllando sul web ho spulciato un pochino sul web per vedere ecco se ci fosse proprio una ricetta come dire datata, perché volevo specificare una certa data, ma non sono riuscita a trovarla. Ma tra i vari blog che ho consultato vi segnalo, a cui ecco mi sono diciamo, è stato per me un punto di riferimento, il blog credo che sia o la cucina napoletana o le ricette della cucina di Napoli, una cosa del genere. Comunque vi metto il link diretto giù in info box. Questa sarà una ricetta per tre persone, perché siamo io, Silvano e Giulio, quindi se la dovete preparare per altre persone, aumentate di conseguenza le dosi. Servirà pasta rigorosamente di Gragnano, rigorosamente fresca. Io la preferisco assolutamente. Potete mettere anche la pasta secca, la pasta di Gragnano, visto che parliamo di tradizione napoletana, è veramente eccellente. Io ho scelto la calamarata perché l'abbiamo sempre preparata con la calamarata, ma voi potete utilizzare il formato di pasta che preferite, le pennette, i rigatoni, pennette rigate, i fusilli oppure anche i paccheri. A mio avviso, la pasta che maggiormente si sposa con questo sugo ricco, micificco, è la calamarata. Una melanzana, piccola, media, dipende da quante persone ci sono. Non serve la polpa della melanzana, ma servono le bucce. Proprio perché è una ricetta, antica e molto molto povera, si andava a replicare con gli scarti. In questo caso anche la ricotta, non deve essere tanta ricotta, perché si parla di una ricetta a base di riciclo, quindi quello che rimaneva, i salumeri di una volta, tutto quello che rimaneva, i rimasugli, ecco, che non venivano venduti, si portavano a casa e con questi si inventavano, si creavano delle ricette. In questo caso è veramente un piatto unico. Mi raccomando, se riuscite a trovarla, prendete la ricotta di Fuscella, che vi ricordo essere un formaggio fresco di mucca.
pomodori datterini, anche qui potete scegliere altri tipi di pomodoro, ma i datterini sono i migliori per questa ricetta, sono estremamente dolci, un bel po' di basilico fresco, dell'aglio, Oi, oi. una cipolla. In realtà servirebbe una cipolla di Montoro. Vi metto qui la fotografia e vi faccio vedere la differenza. Hanno proprio questo colore ramato particolare. Ecco, si trova nei comuni in provincia di Avellino. Purtroppo io non sono riuscita a reperirla e ho preso una cipolla bianca. Servirà Servirà del sale e del pepe macinato fresco e dell'olio Evo. La prima cosa che andiamo a fare è sbucciare la melanzana, ricavare le bucce e metterla un pochino sotto sale. Almeno per mezz'ora vi consiglio di metterla sotto sale. Vedete? Proprio le bucce. Andiamo a mettere il sale. Potete anche ricavare le striscioline, altre striscioline con la polpa e magari friggerle anch'esse. Però diciamo che la ricetta originale prevede solo ed esclusivamente le bucce. Mettere un peso sopra e le terrò sotto sale per 30 minuti. Io vado a mettere un bel contenitore pieno d'acqua, facendo attenzione a non far cadere l'acqua sulle melanzane. Mi raccomando, quest'acqua poi non gettatela, mi raccomando, la utilizzeremo per cuocere la pasta. Questo è il ticchettio del timer. Ho pensato di tagliare la melanzana rimanente a fette, anch'essa la andrò a mettere sotto sale. Mi trovo a friggere le bucce e friggo anche le fette, perché qualcuno mi ha chiesto la lasagna con le melanzane. In una padella andiamo a preparare il nostro sughetto, sughettino. La cipolla. Un velo. A questo punto uniamo l'olio. Mi raccomando, mettete una bella cipolla perché sarà il condimento principale della nostra pasta, perché è una pasta povera, quindi cipolle, cipolle, come se non ci fosse un domani. Metto anche un pochino di sale, l'aglio. Attenzione, facciamo a bruciare cipolla. Facciamo cuocere per bene. Volendo potete anche aggiungere un goccino d'acqua come ho fatto io, ma proprio poco poco. Io accendo la cappa perché sennò si fa la cucina, mamma mia, puzza di cipolla. Puzza! Tagliamo i pomodorini. Così. E così. Spento la cappa perché altrimenti il rumore è troppo forte. Lo vedete? La cipolla deve diventare proprio trasparente. Mi raccomando, la fiamma deve essere dolce, ma non bassissima. Ci dovete stare un pochino dietro perché altrimenti sia la cipolla che l'aglio si brucia e il sapore diventa pessimo. Quindi fate attenzione. Vedete? Le cipolle diventano proprio trasparenti. Le facciamo fare un altro pochino. Dicevo, se necessita, versate un goccino ogni tanto di acqua calda. Ho acceso la luce, forse così vedete meglio. Questa è una ricetta povera, ma di un sapore, ecco, lo dico a fa. Andiamo ad unire i pomodorini.
manca mamma la cipolla. Mamma mia, che profumo. Andiamo a mettere un po' di pepe macinato, fresco, e un po' di sale. Non ne aggiungo tantissimo perché prima ho aggiunto il sale anche appena ho messo le cipolle. Fiamma dolce e facciamo cuocere. Passata la mezz'ora andiamo a strizzare le melanzane. Fate attenzione perché questo ci permetterà di eliminare l'amarognolo, la parte amara della melanzana, ma ci permetterà anche di ottenere una buonissima frittura, in quanto questo passaggio non farà assorbire alle melanzane olio in eccesso, sarà una frittura molto asciutta. A questo punto prendiamo le melanzane, le sciacquiamo per bene e poi le strizziamo. Dopodiché le mettiamo al di sopra di un tovagliolo, così sono belle asciutte. E adesso prepariamo un pentolino con l'olio per friggere. Mi raccomando, prendete un olio buono per la frittura. Qui si sta formando il sughetto, si stanno cuocendo i pumarole. Mamma mia, che profumo! Che odore! Soave! Altro che Chanel numero 5, cipolla numero 5. Eh sì, ora ci siamo. Vedete i bollicini? Se si frigano ambresso, io che vi sono pronte. Guardate qua, che frittura croccante! Guardate qua che bene, ci fanno i patatine. Guardate qua come sono croccante, sono troppo croccante. Queste sono la fine romana. Friggete così e non ve ne pentirete. Quasi quasi assaggerei, vorrei, ma non posso. Ah, il pomodoro è pronto, lo schiacciamo un pochino. E si può dire che è pronto, guardate qua, qui, a darmi bella zuccusa, zuccusa. La cipolla sciolta, vedete? È caduto, sente un profumo inebriante. Tra poco spengo anche sul ma quale sul che sotto fornello del sugo. Mamma mia, che bontà, che squisitezza. Potete preparare anche il sugo così e fate a meno delle melanzane, però la ricetta originale, questa è originaria. Volevo dire una cosa: quando preparate queste cose, soprattutto i mulignani fritti, né fritta innanzi ai mariti, perché i mariti si mangiano tutto il mulignano, anche viceversa, anche che ci sono pure mogliere che non cucinano, cucinano l'uomo, quindi friggete lontano da occhi indiscreti. Mamma mia, che duro. Il sugo è pronto, mi raccomando, vedete, deve essere così, non lo fate seccare troppo, altrimenti diventa tutta una pasta secca e non va bene. Fiamma spenta. Adesso preparate la pentola, riempitela di acqua, appena arriva di ebollizione, sale grosso e calate la pasta. La ricotta la mettiamo in una terrina e aggiungiamo un goccino di latte. La rendiamo più cremosa. Un po' di pepe.
Abbondantis, is ad abbondantum. Grande Totò. Aggiungo un altro pochino di latte. Questa è la consistenza, vedete? Scolato la pasta bella al dente, la facciamo cuocere nel sughetto. Mi raccomando, tenete sempre un po' di acqua della pasta da parte, l'acqua di cottura della pasta. La facciamo mantecare per bene. Mamma mia, che profumo! Ecco profumo! Si va, sente adoro o no? Si va e parla! Aspetta, aspettate. Vedete che si forma questa bella cremina? Potete mettere anche un po' di parmigiano, un po' di pecorino, un po' di caciocavallo. Andiamo a mettere la nostra ricotta stemperata. Passiamo un po' la fiamma. Fiamma bassa. Serve solo per amalgamare, perché altrimenti diventa secca. Guardate qua che piatto, che meraviglia! Basilico spezzettato fresco, fiamma spenta. Allora, vedete come viene cremosa? Mamma mia, guardate qua, che sciccheria! Adesso impiattiamo. Guarda, che meraviglia! Assaggia, dimmi com'è. Insieme anche alla melanzana. E mentre vi assaggio, pigliate tutti gli ingredienti, pumarulel, il cipolla. Tutto si sente, tutto il sapore. Cucinatela e mangiata a villa, come dice il grande Mimmo Corcione. Cucita a villa e mangiate villa. Guagliù, alla prossima!